Bentornati ragazzi in un nuovo fantastico video. Ciao ragazzi. Come avrete già capito più o meno dalla copertina, sto per tornare bionda perché mi sto scolorendo e ho deciso probabilmente, non so, poi domani che magari cambio, di togliere il rosa. Lo so, ve ne eravate accorti dalla copertina. Era questo che volevi dire? No, la copertina solo pizza. In questo video andremo... La pizza come si chiama? Margherita, appunto. Allora riguarda me. Una margherita che mangia una margherita, ragazzi. Sarà cannibalismo? Facciamo 7 giorni solo a cena pizza e margherita. Abbiamo mandato su Instagram un box dove vi chiedevamo qual era la pizza da sport migliore che vi piaceva di più. Abbiamo preso le 7 con più votazioni, le abbiamo riunite e le abbiamo distribuite nell'arco della settimana. Me le ricordo, sono Müller, 5 panetti, Pizza Me, Cozzo, Punto X, Fermento e Lievito Madre. Quindi solo la sera ceneremo con una margherita. Ovviamente il giorno dopo vi diciamo anche il check, se siamo morti o meno, se durante la notte ci è gonfiata la pancia che sembravamo dei palloncini. Quindi partiamo subito con il primo giorno, vi rimandiamo a noi del futuro, cioè domani che è lunedì, e partiamo subito con i primi. A voi ragazzi. Scusami. Io sono Lillo. E tu sei Margherita. E noi siamo i ragazzi di Catania Food Lover. E non ho urlato. Questo è il primo giorno dei 7. First day of the 7. È stanca perché, come vedete dalle immagini, questa è la fine della giornata lavorativa per lei, perché ha fatto la coach. Questa è 3 colonne alla sua palestra. Oh, signore Dio. E sono esattamente le 10 di sera, quindi le 22. Abbiamo ordinato la pizza margherita, la prima, e l'abbiamo fatta venire qua così la mangiamo e poi ce ne andiamo alla maison. La vado a prendere io. No, io. Va bene. L'abbiamo ordinata da Müller, da sport. Ce l'avete consigliata voi, è venuta 4,50 euro. Margherita semplice, vediamola, ce la dividiamo. È molto carina. Premetto una cosa, stiamo facendo questa cosa dei 7 giorni, delle 7 pizze, dei 7 chili, delle 7 chili, 7 pizze, 7 giorni, 7... No, ma abbiamo fatto in modo di calcolare, posta che la pizza all'interno della nostra dieta settimanale, perché sennò diventeremo 700 kg, esatto. Quindi non lo fate a casa. Guardate che bella, però mi piace la cosa del cornicione. Bella, mi piace, queste foglie di basilico. Allora, di ispirarmi mi ispira. Mi ispira parecchio. 3 foglie di basilico. Non abbiamo... Allora ragazzi, scuserete, ma non abbiamo coltello e forchetta. Ora io farò una cosa intelligentissima. Cioè, che farai? Prenderò con le mani. E questo non volevamo fare altrimenti. La cosa bella è che in questo video potremmo fare una cosa che in tanti ci avete chiesto. Cioè noi il giorno dopo vi potremmo dire quella pizza del giorno prima come si è comportata. Quindi se realmente siamo morti o meno. Forse quella è più grande. Poi questa o quella. Questa è come si mangia la pizza da noi. Portafoglio e la mangi. Cin cin. È molto buono. La cosa che mi colpisce è il sugo, che è molto dolce, mi piace. L'impasto è buono. Non è quel dolce. Però io che preferisco. Stufa. Il bordo lo preferisco un po' più croccante. Però l'impasto è buono. Ma ve lo diremo comunque se è veramente buono, buono domani. Allora, a me piace molto perché mi sa molto l'impasto contemporaneo. Il bordo è un po' più alto. Per il centro è fine. Ma la pasta sì, cioè non è gommosa, soprattutto che non è calda. È buona. Noi speriamo che ci sentiate. Ci sono indicati i microfoni, scusateci. E a fine di questa giornata non vi ricordo neanche come mi chiamo. La mozzarella è buona, c'è il pollo. Molto equilibrato, diciamo, non è carica, è una buona margherita. Buona. Ma sai che mi piace molto? Buona, buona. Consigliata. La riprenderei. Anche se non c'è scritto Müller. Primo giorno archiviato. Pizza molto buona, equilibrata. Ottimo gusto della salsa. Siamo partiti a bomba. Pasto buono. Sottile accento un po' più spesso del bordo. Mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuta molto l'equilibrio dei sapori. Però buonissima margherita. Margherita è per capire se una pizzeria è buona. Ma domani vi diremo se io sarò gonfiato. Primo giorno archiviato. Noi ci vediamo domani. Secondo giorno, seconda pizza margherita. E oggi siamo qua, nella nostra cucina. Oggi è martedì. Delle 7 pizze che vi avevamo detto che avremmo mangiato, sono le 10 di sera, perché noi arriviamo sempre a quest'ora. La pizzeria da sport di oggi è 5 panetti, che se ci seguite, se mi seguite, sapete che è una delle mie pizzerie da sport preferite. 5 panetti del cuore. Esteticamente a noi la pizza di 5 panetti ci piace veramente tanto. E anche stomachicamente non si può dire. No, credo che non si possa dire, però è veramente bella. È veramente una bella pizza. Ah!
Sì, di allenarmi e di fare lezione, quindi sono pazzo. Incominciamo, ce la tagliamo, tagliala a metà e ce la dividiamo. Stavolta abbiamo la forchetta. E questa volta abbiamo anche i microfoni. Allora, questa ha il bordo un po' più bassino, però anche lei è molto molto sottile. Sì, ve la faccio vedere. Ok, tu ti mangi quella, io stavolta la taglio come le persone normali. Va bene, io invece la taglio. A me piacciono molto le foglioline di basilico, sì, molto sì, interessante. Sì, sì. Prima di parlare della pizza, di questa, volevo dirvi che la pizza di ieri, la Müller, non mi ha fatto niente. Non sono gonfiato, stomaco ok, quindi digeribilità pazzesca. La salsa è buonissima. A me il fatto che la pizza al centro sia più sottile e il bordo bello ondoso, quindi più alto ma sempre soffice, mi piace da morire, perché tutta la salsa, proprio tutto il condimento si insunza con la salsa. Salsa dolcissima, mi piace tantissimo. C'è il basilico, quando la salsa è così dolce, il basilico diciamo che gli mette la coroncina sopra, chiude il tutto. Impasto morbido, buono. Bordo croccante, leggermente alto ma non da contemporanea. Corale, è una pizza corale. Io ne voglio un'altra. Chi non mangia il cozzo è una bestia di Satana. Allora, sono al secondo giorno di pizza margherita, ne potrei mangiare altre 15, quindi non mi ha stufato. Abbiamo per lo più ascoltato i vostri consigli, ci avete anche consigliato 5 panetti. Comunque, pizza deliziosa, squisita. Per stasera è tutto, noi ora ci rizittiamo, ci riposiamo e poi ci vediamo domani per la terza pizza margherita nella terza pizzeria che scoprirete domani. Quindi da me e lei per oggi è tutto, ci vediamo domani. Domani sera. Ciao ciao! Ciao! Terzo giorno, terza pizza margherita e sono le 21:48 del 14 febbraio. Oggi è San Valentino. Buon San Aspetta. E siccome è San Valentino io gli ho regalato la rosa, però la pizza a forma di cuore mi faceva cagare, quindi non l'abbiamo preso, abbiamo regalato la rosa. Grazie. La rosa e la mettiamo qua. Sì, sì, mi ha regalato. La mettiamo rosa. Qua. Io ti ho regalato i biscotti. I biscotti, buonissimi biscotti. Chi è che non li mangia i biscotti al giorno d'oggi? Ma quindi, bando alle ciance, signore e signore. Come dicevamo, quindi terzo giorno, terza pizza margherita. Stavolta siamo andati da Punto X in via Canfora. Via Canfora 78. Questo video non è sponsorizzato da nessuno, nessuna di queste pizzerie ci paga, stiamo pagando tutte le fucking pizze, le scemo e sande e basta, stiamo le facendo vecciole. Un video così faccio tipo poliglotta, facciamola vedere. Intanto è venuta 6 euro la cosa che mi con piace, con servizio a domicilio 2 euro, sì, 8 euro totale. Allora, la cosa che mi piace molto di questa pizzeria, perché sono un'ingorda del cavolo, è che le pizze sono leggermente più grandi e la tengo con le dita perché sennò se ne va a quel paese. Qua abbiamo il bordo ancora più basso. Sì, sì. Ah, io la definirei sempre come una classica pizza, quelle a ruota di carretto, quelle classiche. Ma la napoletana. Ruota di carretto non è napoletana? Sì, la ruota di carretto è, allora, la ruota di carretto è più piccolina ma ha il bordo basso. Questa è un po' più grande della ruota di carretto ma ha il bordo normale. Normale, non fa chissà quali cose pazzesche. Quindi adesso però questa volta, dato che i primi 2 giorni l'ho mangiato come uno zaurdo, la taglierò come le persone normali. Cioè così in 4. Anche qua abbiamo le foglie di basilico che sono molto carine, da dare pure a te. Sì, che sono molto carine, io l'apprezzo sempre quando la mettono. Che a me piace un sacco il basilico, dà quel tocco in più al pomodoro. Come potete vedere, già 3 foglie di basilico, per me è il cuore, è l'amore. Questa è un po' più spessa rispetto alle altre. Buon San Valentino. L'impasto è molto buono, per niente gommoso. Eppure essendo un po' più spesso, più consistente ma comunque morbido. Anche il bordo molto buono. Con tutto che è un po' più spesso, però si mangia in maniera gradevole. Le salse ne ho mangiate più dolci. No, questa ha una punta acidula che però non è male. Quella che piace a me. Ma è buonissima. Visto il bordo è molto spesso. Il resto è sottile. È difficile comunque mantenere un buon impasto quando si parla di pizzeria da sport, che ti arriva fredda, ti arriva tiepida, c'è sempre il rischio che diventi gommoso. Io in questi 3 giorni devo dire la verità, sono non soddisfatta, molto di più. L'unica cosa che no, non ci impazzisco tantissimo è forse il formaggio, che si sente bello importante. Però la pizza è veramente buona. Check pizza di ieri, comunque tutto ok. Neanche sete durante la notte. Ci salutiamo e ci vediamo domani. Vi vogliamo bene, a tra poco o a domani. Tra un secondo. Ciao!
è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, quarto giorno, quarta pizza. State notando Bruce Brothers? Esatto, perché ha un problema di congiuntivite, quindi si mette non lo posso dire, ragazzi, mi sembravo tipo come se oggi stamattina mi sono svegliata come se fossi Rocky. Adriana, abbiamo ordinato la pizza da Pizza Me, è venuta con tutto il trasporto perché ce l'hanno portata, 6 euro. Quanto è costata? Tipo 4 euro? 5 euro. 5,50. Cosa dite? Cosa? Dietro di voi, dietro di noi c'è il film più bello della storia del cinema. Ma che buon gustai che siete. Non l'ha messa apposta. Bravi ragazzi. Comunque, Pizza Me, pizza bella, piccolina. Non ma c'è il basilico. Devo essere, esatto. L'unico problema, a mio modestissimo avviso, è che non c'è il basilico. Però è anche un po' piccola. Accanto a noi c'è Numa, ma non si vede. C'è Numa. Numa, vieni qua. No, non ti mangiare la pizza, vieni qua. Non si vede, ma non si vede, amore mio. Vieni qua, salta, salta. Ma quando mai salta Numa? Salta. Non ha mai saltato nella sua vita. Qua, qua, però un po' più di qua. Niente, non si vede. Tagliamo la pizza e la mangiamo. Quindi Pizza Me è via Pietro dell'Ova 230 a Catania. Siamo al quarto giorno. E ancora la margherita non mi fa venire da vomitare. E soprattutto non stiamo diventando dei ciccioni. No, ecco, giorno successivo alla pizza di Punto X stiamo bene. Sugo dolce pure qua. Impasto super morbido. Buono. Pizza Me già lo conoscevamo, ma ce l'avete consigliato anche voi. Dovete metterci il basilico però. L'unico problema è che non c'è basilico, un po' mi resta qua. Però la pizza è veramente gustosa. Formaggio al punto giusto, abbastanza salsa. Veramente buono. Bordo basso, ma il bordo ha una bella nota, è bello croccante, anche se come potete vedere non è altissimo, ok? Ma è allora, bello croccante, ma dentro morbido. Dentro è morbido, fuori è croccante, perché si vede che tipo c'è delle bolle d'aria dentro. Non si vede adesso, è qua. La faccio vedere. Alta! Ehi, è Numa. La nostra bambina. Non vedo niente. Ottima pizza, consigliata. E credo che abbiano anche più sedi, se non vado errato. E impasto super mega digeribile. Mi è piaciuto, non ho mai avuto problemi. La conoscevamo pure questa. Assaggiatela pure voi e fateci sapere che cosa ne pensate. Ah, questo è il quarto giorno. E voglio ancora pizze io. A parte voglio ancora pizze, che mi fa capire quanto noi amiamo la pizza. E non siamo stati male. Cioè, per me questa è una vittoria grandissima. Abbiamo anche beccato le pizzerie giuste. Un bacione da me, lei e Numa. Al domani. Quinto giorno, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, oggi è venerdì. Check post pizza di ieri, tutto bene, siamo magnifici, stiamo benissimo, niente sete, niente scagazzarollo. Nessun problema. Nessun problema. Problema. Siamo stati da Cozzo quest'oggi, questa sera, si trova in via Filocomo 35B. 35B. La pizza è costata 5,50 euro, ovviamente una deliziosissima margherita. Che vi faccio vedere. La siamo fatta tagliare in quattro, siamo in macchina, ecco. Sperando che non si... Allora, devo dire che sono grandi come pizza da sport, mi piace molto questa cosa, non sono piccoline. Mettilo un po' più su, buon uomo. Allora, l'aspetto è molto invitante. Non c'è il basilico. Allora, una cosa che mi turba, mi perplime, è che non c'è il basilico. Però la pizza non sembra male, sembra grande, anche il posto è carino, molto piccolino. Pizza sono aperti da un anno, non li conoscevamo, ce l'avete consigliati voi sempre su Instagram. La pizza sembra molto sottile, anche il cozzo è sottile. Ha un bel sapore, veramente l'impasto. Molto buona la mozzarella. Mozzarella, il sugo non è né dolce né acido, il sugo è un bel sugo, proprio tipo di casa. L'impasto è una nuvola. Porca miseria. Pazzesco, mi si scioglie in bocca. Veramente un impasto molto ricercato. Ma anche il bordo, pur essendo ovviamente più spesso rispetto al centro, è morbidissimo, si scioglie. Un bordo un po' più basso, sottile, però buonissima, super mega digeribile, cioè almeno scioglievole. Digeribile lo sappiamo domani. Sorprendente. Non me l'aspettavo, ecco. Definisco questo posto sorprendente. Veramente buona. Bella, super, super pazzeschissimamente consigliata. Da noi non consegnano a domicilio, quindi ci siamo andati noi. Con un po' di basilico questa diventa favolosa. Mi dispiace questo, appunto. Mettetelo! 2 foglie di basilico vi cambiano la vita. Però faccia strada perché è molto buono. Se domani non moriamo per indigestione, top. Spettacolare, inaspettata. Siamo molto felici di avervi ascoltato. Con questo abbiamo concluso oggi. Tanto vi dovevamo i di venerdì sera. Ci vediamo domani per la sesta, nonché penultima pizza. Chissà dove la prenderemo.
vedremo. Ultima cosa, hai il vomitello da margherita, da pizza margherita? No. Io neanche. Sì, ci vediamo domani, per voi 2 secondi, per noi 24 ore. A Sesta Pizza. A tra poco. Pensavate che non saremmo arrivati dopo 20 secondi, dopo 2 secondi, e invece siamo di nuovo qua. Oggi è esattamente lunedì, martedì, non vedo niente, giovedì, venerdì, sabato. Questo è il sesto giorno, la sesta pizza. Voi vi state domandando: ma perché Margherita c'ha gli occhiali? Perché Margherita? Ho avuto di nuovo un piccolo imprevisto con la mia fantastica congiuntivite, e quindi sono donna, e quindi non mi vedrete mai. È che sembra che Balboa ha fatto un incontro con Margherita. Ma bando... ho vinto Margherita, ovviamente. In tutto ciò io non vedo nulla, perché questi cosi sono polarizzati, quindi non vedo. Va bene, allora, bando alle ciance. Questo oggi abbiamo preso la pizza margherita da Fermento. Sì. È una pizzeria che si trova in Piazza Michelangelo. La margherita è venuta 6,50 con tutto il trasporto. Fermento, okay, che ce l'avete sempre consigliata voi. Comunque, check del giorno successivo. Stiamo bene. La nottata è andata tutto bene. La pizza era gonfia. Sì, quindi cozzo approvato. Vediamo Fermento come sarà. Questa codesta è la pizza, la sesta pizza della settimana. Ora io dico, 2 foglie di basilico non costano niente a nessuno. E questo però... è anche vero. Non sentenziamo. Potete metterla un pochettino di basilico. Andiamo sotto. Così come vedete. Sono più grandi. Sì, sono molto sottili. Il bordo è anche croccante. Sì. Sì. Questa cosa mi piace. La vuoi tagliata? No, okay. oggi me la piego così. Allora, assaggiamo. Anche questo è il sugo, come quello di cozzo, non è né dolce né aspro, normale. Non sono d'accordo. No? Secondo te è aspro? Secondo me è aspro. Ma quando noi diciamo aspro, non lo intendiamo con accezione negativa, esatto. Nel senso che invece di essere dolciastro sa più proprio di pomodoro, asprigno, tipo pomodorino, diciamo, non so se per rendere l'idea. Allora, molte volte quando il sugo è molto 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 dolce è perché lo sistema l'acidità o con lo zucchero o con il bicarbonato. Altre pizzerie invece magari non lo fanno, lo lasciano più asprigno, che a me sinceramente non dispiace. E poi lì dipende dalla qualità del pomodoro. Allora, questa a differenza delle altre, l'impasto è molto croccante. L'impasto si sente croccante. Al centro, sotto è croccante, ma sopra è morbida. Non è gommosa, non è pastosa. No, è un impasto, è una consistenza diversa, ma mi piace, è buona. Forse ci voglio trovare 2 difetti. Lasciando il basilico, che secondo me questa pizza ha 2 virgolettati difetti: poca salsa, poco formaggio, più condita. Allora, secondo me il formaggio è giusto, la salsa che è poca. Sì. Che il formaggio ci sta, essendo un po' meno condita, quindi un po' meno salsosa, ed è molto cotta. Però anche quelle più croccanti, stile pizza romana, quindi più scrocchiarella, non mi dispiace. Approvata? Assolutamente sì. Un po' più di salsa, poco. A chi non piace lo stile pizza napoletana, pizza troppo morbida. Sì, tipo contemporanea, esatto. Tipo mega idratata. Credo che questa vi piacerà un sacco. Noi ci accingiamo all'ultimo giorno, il settimo. Intanto vi ringraziamo per essere arrivati fino a qui. Mettete like, seguiteci su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Thread, su Trend1. Stiamo crescendo veramente, grazie. Mentre lei si finisce il cozzo, noi vi salutiamo e ci vediamo fra 2 secondi per voi, 24 ore per noi, per l'ultima pizza. E volevamo prenderla da... ci vediamo fra 2 secondi per voi, eccetera eccetera. Mua. Tra poco. Settimo e ultimo giorno di pizza margherita a cena. Perfetto, ottimo, abbiamo detto tutto, arrivederci. Allora, per l'ultimo giorno abbiamo deciso di andare da Lievito Madre, che si trova in via Gabriele D'Annunzio 80. Comunque sì, sono tornata quasi normale. Come potete vedere, questa è più piccola e questa è più grande. Madonna, ho una memoria bestiale. 80, la via Gabriele D'Annunzio 80. La pizza è costata la margherita 4,50 euro. 4,50 euro. Dal cartone sembra che praticamente non c'è nulla. Proprio leggerissima. È molto leggera. Ve la faccio vedere. Allora ragazzi, questa invece... con molta facilità. Eh sì, questa invece è... non c'è il basilico, ma c'è l'origano. Allora, si presenta molto bene. Il ciaur è buono. Io è preferisco sottile. Sempre il basilico. Assaggiamola prima di parlare. Sembra molto sottile, cioè è molto sottile in realtà. Bordo. Anche il bordo è sottile. Sì, anche il bordo. Molto formaggiosa e molto, e soprattutto molto salsosa. Questa cosa mi garba. È ancora calda, appunto, evapora. È sottilissimo. Assaggiamo. L'impasto è molto particolare, molto particolare.
Particolare nel senso buono. Allora, l'impasto è molto buono ed è molto leggero. Per essere così sottile pensavo fosse secco. Invece, siccome la salsa è un po' più non troppo densa, quindi un po' più liquida, lo ammorbidisce molto bene e quindi crea un bel contrasto. Bordo morbidissimo, non è croccante, è molto morbido, guardate. Si spezza con una facilità impressionante. Quindi bordo e qui tutto l'impasto è di una morbidezza infinita. È nuvoloso. Devo dire che a memoria, tra tutti quelli che abbiamo mangiato, forse è quello più vaporoso, nuvoloso. Per me l'unica pecca è che non c'è basilico. C'è una giusta quantità anche di salsa e di formaggio. L'arrivo non mi dispiace. Ce l'avete sempre consigliata voi, quindi grazie mille per tutti i consigli che ci avete dato nei video. Anche perché su 7 giorni non c'è stata una pizza che non mi è piaciuta. Check pizza di ieri. Tutto ok. Siamo bene. Niente sedi di notte, niente gonfiori, niente pesantezza, ottimi. È veramente buona. Allora, pizza super approvata. Non la conoscevamo. Non fanno servizio a domicilio da noi, quindi siamo andati a prenderla. Però veramente buona. Se potete, assaggiatela. E poi ci sapete dire. Se già la conoscete, scrivetecelo nei commenti, voleva dire. Esatto. Noi con questa abbiamo concluso i nostri fantastici 7 giorni di pizza margherita. E vi dirò di più. Non ho il vomito da pizza margherita, cioè ne potrei mangiare ancora. Se questo video dovesse andare bene, quindi via, mettete il like, raggiungiamo 300-400 like se ci riusciamo. Quanti ve ne piacciono? Portiamo un'altra settimana di un'altra cosa che ci consigliate voi. Questa settimana è stata molto interessante, abbiamo fatto conoscenza con tantissime pizzerie a Catania da asporto. Se vi è piaciuto il video, quindi mettete like, condividete, scriveteci nei commenti cosa ne pensate. È tutto, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, grazie per essere arrivati fino a qui. Se l'avete visto il video, Lillo e Margherita è tutto, e noi vi diamo un bacio. Ciao ragazzi, ciao, al prossimo video. Ciao.